Questa Garmin Roma per 2 2022 è in qualche modo storica, anche perché segna il ritorno, guardatelo qui, di un grande della nostra vela d'altura oceanica, Andrea Mura, bentornato, che torna alle regate per la prima volta dopo 2 anni sabbatici, 2 anni anche di Covid, di pandemia, come sappiamo. Forse di più di 2 anni. Più di 2 anni. Eh sì, perché mi sa che risaliamo alla rotta del Run del 2018, perché poi dopo ho trasferito la barca, però gare non ne ho fatto più, avrei dovuto fare la Roma nel 2020, poi è scoppiato il lockdown, quella si è saltata e poi l'anno dopo c'era ancora zona rossa fino a marzo e ho detto va, rischio di prepararla un'altra volta e quindi ho detto no, lasciamo perdere, per cui insomma alla fine sono quasi 4 anni. Però la cosa bella, intanto chiedo a uno come te che proprio ha questa esigenza viscerale di andare per mare, cosa significa tornare alla regata? Intanto so che per arrivare qua hai preso un quarantino di nodi di evento, tanto per fare il trasferimento. Sì, con mia moglie Daniela abbiamo volato in questa transtirrenica dalla Sardegna fino a Riva di Traiano, più veloce di un traghetto, oserei dire. Questa volta Andrea senza bambini, perché noi ci hai abituato anche a raccontarci la tua vita con la tua famiglia, i bambini che hanno fatto le traversate, Gibilterra, l'oceano e soprattutto anche il catamarano nuovo, no? Che hai presentato, tutte queste avventure, queste cose, però ripeto, il ritorno in regata che sensazioni ti dà? È bello, dai, tutto questo periodo di pausa è servito per ricaricare un po' le batterie, organizzare altre cose che avevo tralasciato negli anni passati, creare una famiglia, appunto una nuova casa galleggiante e poi ripreso con questa Roma, quindi sono settimane che lavoro sulla barca che era stata un po' abbandonata e adesso va bene. Allora, Garmin Roma per 1 in solitario, Andrea Mura la farà in solitario, hai mai pensato di farla però anche con tua moglie, perché in effetti navigate sempre insieme? Ma in verità abbiamo detto fino all'ultimo, ancora oggi potremmo decidere di farla per 2, però e mi piacerebbe anche così, avrei anche la hostess a bordo. ma ho scelto solitario perché è una ripartenza questa, dal basso per arrivare poi, speriamo, se trovo le risorse, al prossimo giro del mondo. Ecco, questa è la notizia, intanto diamo questa notizia. Andrea Mura vuole fare un giro del mondo. Quale giro del mondo? Raccontiamolo nel dettaglio. Qual è la roadmap di Andrea Mura? Ah, sarebbe questa Global Solo Challenger, che di fatto è un Vende Globo a tutti gli effetti, parallelo, aperto alle imbarcazioni che non sono i Moca 60, che sono tante nel mondo, mentre gli Moca sono solo per quei pochi bravi e fortunati che sono riusciti ad avere quel bel budget. E dunque, avendo già una barca di proprietà, come dentro di Sardegna, che è praticamente pronta, diciamo così, ha bisogno di qualche ritocco e implementazione, perché no, insomma, lo sappiamo, è l'Everest della vela, ho partecipato a tutte le oceaniche a cui potevo partecipare con questa barca, le ho vinte almeno una volta, mi sono tolto le mie soddisfazioni, mi manca quella, anche perché questa barca io l'avevo acquistata proprio perché era proprio identica al Vende Globe, nella speranza di trovare poi il budget per un Moca 60. L'avevo trovata, non è andata a buon fine e quindi mi tengo il mio 50 e pazienza. Pensate quante storie ci sono davvero. Allora, questa barca ha fatto il Vende Globe con Pasquale De Gregorio, si chiamava Wind, e lui ha costruito quasi con le tue mani, insomma, ha contribuito a costruire un Imoca 60 per il Vende Globe, che ha fatto un Vende Globe, ne farà probabilmente altri. Già due. Due. Capito? Sì. Quindi pensa come tutto in qualche modo, i venti girano. I venti, esatto, girano. Senti, allora, guardate dalle immagini della regia di Alessandro Cece, vedrete delle immagini della barca che alla vigilia della partenza, secondo me, sembra una barca che tra 7-8 giorni partirai. Che cosa sta succedendo? Cosa si fa nelle ultime ore prima della partenza sul vento di Sardegna? Prima di partire l'avevamo caricata come un mulo per tutte le cose che servivano. Adesso la stiamo scaricando, sembra in alto mare, ma in realtà la barca è pronta. Penso in un'ora di lavoro tiriamo giù tutto e la barca è svuotata, tutte cose superflue che non servono per questi 3 giorni di regata. Cose superflue, guarda quanta roba, dicevo. Poche cosette superflue che ingombrano completamente tutto il pozzetto. Ci dici anche il tuo rapporto con questa barca? Perché il fatto che ti abbiamo visto navigare con tanta gioia, quell'idea del catamarano veramente bellissima, tornare su una barca un po' scomoda, da regata, però così gloriosa, con cui hai vissuto tante belle cose, che cosa... cioè, descrivici proprio questa barca, no? Anche perché noi vedremo delle immagini girate poi a bordo, da prua, la coperta, come si sta... C'è la novità che è stata raccontata da te, che sei molto social, di tutta questa costruzione sul pozzetto, la protezione, cioè questo 50 piedi come lo senti sempre più tuo? Moltissimo, lo conosco bene, la notte, durante il giorno, a qualunque ora, con
continuo a pensare cosa si potrebbe fare, inventare per migliorarlo, sia nelle prestazioni che nel comfort a bordo. Comfort è una parolona, però per cercare di navigare il meno peggio possibile. Quindi l'abitacolo l'abbiamo implementato, aumentato di altro mezzo metro verso poppa, quindi è più grande, include anche i winch delle volanti, per cui praticamente sto chiuso dentro ed è bello perché poi tutto vetrato, vedo bene fuori e scalda anche parecchio, quindi dentro siamo sempre alla fine in costume da bagno, in maglietta. Quindi hai spostato la tuga verso poppa? Ingrandita, si vede questa coppia di finestre messo dietro e circa mezzo metro ingrandita verso poppa. L'avevo fatto ancora per la Roma, appunto, che poi era saltata nel 2020, dunque non avevo ancora avuto occasione di provarla poi per bene. E abbiamo usato la barca anche in crociera con tutta la famiglia nel periodo del post lockdown, già l'avevo usata in passato e dunque c'è, diciamo, parte della barca, abbiamo attrezzatura da crociera, attrezzatura crociera, insomma, è sempre una specie di campeggio nautico. Però cosa serve per consentire ad Andrea Mura di fare questo giro del mondo Global Challenge come l'hai annunciato, diciamo così? Cosa stiamo cercando, cosa serve per un partner, per uno sponsor, per supportarti in questa avventura? Ma il Giro del Mondo, come tutti i Giri del Mondo, è una visita enorme. Questa competizione verrà trasmessa a livello planetario, inoltre 200 emittenti, tutte le compagnie aeree più importanti, nelle news. Stare per mare 120 giorni, parliamo di barche comunque più piccole, più lente di un Imoca, quindi saranno comunque più giorni. Io prevedo circa 120 giorni, per cui vuol dire prepararsi 120 colazioni, 120 pranzi, 120 cene. È molto, direi, più dura che su un Imoca, perché la barca è più piccola, è più lenta, ha meno spazio dentro e sono tanti più giorni in mare che fanno la differenza. Il costo non sarebbe alto, perché uno dice la barca c'è, però va comunque preparata, sono un sacco di cose da fare, oltre a tutto lo staff che serve a prepararla, per cui 1 milione viene via come niente in 3 anni, quindi parliamo mediamente di circa 300.000 euro l'anno, poco più. Pagata per quale anno è prevista? Settembre 2023. Però bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia, che è il ritorno mediatico, che secondo me per una regata del genere, se ben gestito da un ufficio stampa competente, uno staff che cura tutta la parte mediatica, può restituire tranquillamente 50 volte di più, cioè 50 milioni li fa in 3 anni di ritorno. Quindi cioè, per un'azienda che ha interesse internazionale ci sarebbe il ritorno, però di fatto siamo in Italia e non è facile. Questo ti volevo chiedere, tu ne hai fatte tante, ne hai viste tante, sei un personaggio, vista da fuori, anche dopo 2 anni di pandemia, la vela oceanica italiana e in generale la vela italiana, anche al netto della Coppa America, Luna Rossa, che magari sono dei fenomeni un po' estremi, o la medaglia d'oro alle Olimpiadi, com'è la situazione della vela italiana, la sensibilità verso lo sport della vela da parte del mondo economico e delle aziende? Lo sappiamo, è molto scarso, cioè, voglio dire, poi quelli che hai citato tu è perché c'è un patron che al piacere ci mette fondamentalmente i propri soldi, quindi di fatto è una coppa privata, una competizione privata. Gli altri, molto difficile, veramente sono pochissimi quelli che riescono a trovare, o a volte per delle conoscenze, l'amico dell'amico, insomma, noi anche ai tempi della barca per il Vendée Globe avevamo una barca già pronta, certo, pronta per partire, cioè armata, pronta per regatare, quindi un importo di, diciamo, di oltre 6 milioni già pagato, quindi servono solo i soldi per gestirla, cioè spiccioli fondamentalmente. Manco quelli abbiamo trovato, nonostante, voglio dire, per un Vendée Globe, manco quelli. Quindi dico, questo è un messaggio, cioè, importante da dare, perché tu adesso ti ritrovi alla vigilia di un'altra possibile impresa e avventura da vivere, essendo un personaggio che testimonia la vela italiana, e chiedi più o meno le stesse cose che chiedevi all'epoca di quel Vendée Globe, sì, forse infatti, anche meno, più o meno, no? Quindi effettivamente il messaggio è: la vela è cresciuta, c'è sensibilità intorno alla vela. Vogliamo anche dimostrare di crederci in questa vela, certo poi adesso bisogna vedere pure come andrà l'economia, ma insomma spezziamo questa lancia. A favore di questa lancia parliamo di quello che succede domani o dopodomani, a seconda se rinvieranno o meno la partenza per questo botta di vento in arrivo. Come vedi questa Garmin Roma per uno che vivrà in solitario? Quanto pensi che sia lunga? Quali sono le previsioni? Come vivrai a bordo? Come l'affronti? Una regata più o meno di 3 giorni, mi pare che aveva stabilito il record nel 2016 in 66 ore, che non è un tempo eccezionale, ma diciamo sicuramente migliorabile. La meteo di domani permetterebbe una meteo da record, molto dura, ne parlavamo prima, però è probabile, insomma, che non può essere che poi la spostino, più che altro perché, come dicevo, l'arte marinaresca ormai
ormai viene messa un po' in secondo piano, contano solo le responsabilità, le regole, le leggi, come se fossimo tutti incapaci di intendere di volere, un armatore non fosse capace di poter decidere per se stesso e per il suo equipaggio, poter firmare delle liberatorie, non è che possiamo uno può prendere responsabilità di un altro che si fa male altrove, cioè la regata è aperta, nessuno punta la pistola in testa e dovrebbe essere libero, io la vedo così, per cui peraltro è una botta di vento molto forte che potrebbe arrivare anche a sfiorare i 50 nodi, ma per 2-3 ore nel tratto tra la partenza e Ventotene, quindi un momento molto, molto difficile, se vogliamo anche un po' pericoloso. Poi però dopo potrebbe essere di notte, diciamo, no? In pieno giorno, quindi nel pomeriggio di domani. Sì, la partenza alle 12, per cui quel vento arriva intorno alle 15-16, a Ventotene si arriva intorno alle 18 al tramonto o anche prima, dunque in un momento in cui tutti gli equipaggi sono freschi perché sono appena partiti, c'è tanta energia, tanta... Quello che dici è interessante, perché in effetti da parte degli organizzatori delle regate c'è molto spesso una prudenza, non dico eccessiva, però una prudenza, una grande attenzione alla prudenza legata anche appunto a sensi di responsabilità eccetera, che è giusto perché la platea dei velisti che fanno queste regate offshore è molto cresciuta, quindi ci sono tanti gradi diversi di preparazione, però può aiutare a crescere nella cultura marinaresca, come l'hai definita tu, o anche differenziare se uno se la sente parte in quell'orario previsto, se uno invece ha visto le previsioni parte dopo. Certo, sposterei sicuramente la Roma per Riva, quella che va a Riva, perché la più breve sul percorso di Ventotene. Sì, esatto, come si chiama? Riva per tutti. Riva per tutti, scusa, mi sfuggiva il nome. La sposterei perché tanto loro arrivano subito, per questo che partono un giorno dopo, poi arrivano più o meno insieme a noi o quasi, e quindi quella sicuramente la sposterei, ma la Roma no, è una regata storica, è una regata che si è fatta in condizioni brutte, è giusto così, cioè è bello così, voglio dire, facciamo uno sport comunque offshore, non stiamo uscendo a fare la domenica, e ci sta, le barche sono attrezzate, abbiamo dotazioni di sicurezza fino a 4 mani, cioè che uno spende l'ira di Dio per attrezzarsi la barca, poi trovi le condizioni, non le puoi... Che poi l'assurdo è che se il tempo cattivo è alla partenza non va bene, però se lo becchi poi a metà strada ci può stare, capito? Ormai noi cosa possiamo saperne, no? D'altra parte questo avviene un po' in tutte le regate, sì, anche tante regate oceaniche, francesi, le fanno partire una settimana dopo perché magari passa la buriana. No, se il tempo lo becchi in Biscaglia parti, l'importante è che non sia alla partenza, la partenza magari la spostano, ma se in Biscaglia vai con Dio. Che Andrea Mura è una voce della vela italiana, quindi bisogna sempre ascoltare quello che dice Andrea Mura, perché ne ha talmente tante migliaia di miglia sotto la chiglia lui, e lo vedete, poi sta in calzoncini, maglietta, scalzo, quindi proprio che gli frega Andrea Mura. Ti chiudo, ti faccio l'ultima domanda. Mia moglie, vorrei sederla perché lei magari, facciamola venire. Vieni. Allora, adesso mentre ci raggiunge io ti chiedo una specie di appello tuo ai velisti, no? Cioè se tu volessi dire qualcosa ai velisti italiani, quello che hai capito che sono un po' i velisti italiani generalmente, che consigli gli daresti? Cioè in che modo devono fare vela? Navigando, semplicemente navigando. Che poi è quello che fai te. Sì, navigare il più possibile. Vieni, Daniele. Lui ha detto, consiglio per i velisti, no? Navigate il più possibile. Tu, insomma, moglie di Andrea Mura. Anche lei navigatrice. Com'è la vita della moglie di Andrea Mura? Moglie di Andrea Mura. Non si può chiedere a un volatile di smettere di volare. Che bello, bellissimo. Lei è navigatrice dei cieli. Sì, eh? Sì, eh? Pilota? No. Alianti? Una semplice assistente di volo. Vabbè, quindi però volavi. Senti, la cosa molto bella. Anche loro si chiamano navigatori. Assolutamente sì. Naviganti. La cosa bella della vostra immagine, anche in questi anni, anche dell'assenza dal mondo delle regate, è stato questo vostro coinvolgimento anche social con la famiglia, con i figli, questi figli che sono nati in barca, hanno vissuto tante miglia pure loro, eccetera. Ci ha raccontate questa famiglia navigante in qualche modo? Lei. Allora, io ho sempre detto a Andrea che questo sarebbe stato il mio Van de Globe, mettere al mondo due figli, e per tutte le donne penso sia la gioia più bella del mondo, e fatto con Andrea Mura, l'unica persona che meritava tutto questo. T'ha fregato, lei ha fatto il Van de Globe e te ancora no. È vero. Si è fatto l'equipaggio al completo, è stato un po' egoista, la femminuccia non me l'ha regalata, comunque va bene lo stesso. Vedremo, dai, non poniamo limiti alla provvidenza. Allora, ma tu avresti voluta farla la regata per due con lui o no? Sinceramente sì.
Siamo però... sempre in tempo. Abbiamo ancora una notte per decidere. Esatto. Però la coscienza di mamma mi richiama al mio dovere. Ho il volo domani sera per tornare a prendere i bimbi, sono ancora piccoli, 3 anni e mezzo e 2, anche se sono in ottime mani. Bellissimo. A noi piace proprio questo quadretto finale, eccoli qui, Andrea e Daniela, perché è una storia di mare anche, no? Una bella storia di mare. Grazie ragazzi, buon vento, poi ci sentiamo nei prossimi giorni, vi seguiremo. Quando torni ci racconti tutta la regata. Ciao Daniela, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Un piacere. Ciao.